Benvenuti a tutti, buon lunedì. Siamo nel terzo turno di Coppa Italia, andata e ritorno contro il Grifone, contro Higuaín e compagni. Niente, l'importante è non prendere gol in casa, come dico sempre io. Poi, in base a come finirà l'andata, se ci saranno più di 3 gol di scarto, il ritorno a mio rischio e pericolo, vedremo se simularlo o se giocarlo. Andiamo in campo. Fin qui una grande stagione nel girone d'andata con non poche difficoltà, perché abbiamo incontrato squadre che veramente ci hanno messo in difficoltà, ma siamo lì, siamo secondo in classifica, ce la giochiamo con tranquillità fino all'ultimo. Eccoci qua, tutto esaurito, grande entusiasmo a Reggio Calabria, buona rappresentanza dei sostenitori del Grifone e andiamo in campo. Si parte con Richardson, Benacer, Caprados, Camporese, ovviamente un po' di turnover, palla verso Benacer, può manovrare Bena, palla appoggiata a destro che adesso può andare l'ex del Grifone, carica la bomba e centrale, Pasinato para. Allora si ricomincia da Kamerglick, il pallone a Gorgic, lo chiameremo un po' così, Balkovic, è cambiato tanto il Genoa da quando c'ero io. E allora si ripropone ancora Balzania, che adesso può lanciare Richardson, il brasiliano arriva davanti alla porta, il brasiliano, la palla è per destro e c'è il gol del Genoa, della regina, 1-0, grande Balzania, è destro che ritorna al gol e va a lucidare lo scarpino destro di Richardson. Grande palla di Balzania, oggi giocherà trequartista, che buco la difesa del Genoa. 1-0. Si riparte con il Grifone adesso, Fontanini, lancio per Higuaín, messa giù la palla, Benacer la controlla a fatica, Camporese, pallone girato per l'argentino Velasco, Kozlov, pallone ancora per destro, incrocia, ma va via destro, destro, carica il tiro, che gol, ma grande destro. Vi informo che l'ho tolto nello scambio con l'attaccante dell'Ligemen e abbiamo messo Richardson per scambiarlo. Che gol destro, traverse gol, mamma mia ragazzi, che legnata, 2-0, Madonna santa, che bomba, Kamerglick, ancora Fontanini, la va alzare, la mette lì all'indietro, ancora Balzania che può giostrare col pallone, il tocco per Benassi, la palla per il brasiliano Richardson che controlla, la gira per Balzania, la mette lì ancora per destro, non ci arriva Benassi, carica il tiro, messo giù, che entrata qua, mamma mia ragazzi, tanta roba, Pasinato, che gol Mattia destro, Kadusic, bravo, Capadrossi la mette giù con un po' di difficoltà, poi sbaglia, esce il nostro portiere Rosati, con calma la gioca, il pallone verso Kadus, soprannome Kadus, palla Balzania, lunga per Benassi, allora il Genoa con Musis, lo stiamo seguendo questo centrocampista, ancora la palla in mezzo, Capradossi la mette lì, abbiamo Rosati, duetto qui Camporese e il nostro terzino, ancora Benassi, si lancia dall'altra parte, c'è Velasco, lo vede Velasco e qui Kozlov si fa mangiare da Florenzi, attenzione a coda, l'ex Lecce, la palla in mezzo, Higuaín, mamma mia che parata Rosati sul Pipe, mamma mia, grande azione del Genoa di contropiede, chiamiamolo così, ancora Higuaín dalla bandierina, la va alzare, c'è Benassi su Chavez, esce Rosati, bravissimo, Musis è un bel centrocampista, mi piace, lo stiamo seguendo, attenzione a Kozlov, mette in mezzo coda,
metterli e subito Rosati fa ripartire l'azione della regina sul lato Vazzania. Richardson gioca questo pallone per Velasco, lo tiene lì, ancora destro, 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 carica il tiro, la parata. Abbiamo tolto, vi ripeto, nello scambio con un attaccante forte del Midland e abbiamo messo in contropartita come scambio Richardson. Si riparte ancora con Balzania, grande acquisto anche questo. Benassi, il tocco per Balzania, riesce a prenderla lui. Kadusic controlla, si può andare a girare, prova a fare questo tiro, ma viene deviato. Si riparte ancora da Matheus Pasinato, va a rilanciare lungo, c'è sempre Benasser, la mette giù, attenzione qua ancora il grifone con coda, il tiro deviato sarà calcio d'angolo per il Genoa. Dalla bandierina andiamo a marcare a uomo, mi raccomando, ne voglio uno qua sulla linea. Higuain, Capradossi che contrasta, la palla rimane lì, attenzione a coda, coda, il tiro a girare sul palo più lontano e la palla è fuori. Si riva ancora con Rosati, Kozlov la tiene giù di petto con eleganza, avanza, il tocco da questa parte per Bedasser, la palla per Richardson che può manovrare, va via Richardson. Grande giocata, Velasco l'argentino fuori, mamma mia, che bella regina in questo periodo che ci stiamo vedendo, ma bisogna tenere sempre i piedi per terra. Lancio lungo, Camporese, bravo, Velasco non ci arriva, ci arriva Higuain, i due connazionali, Kadusic su Gorzelic. Chiameremo così la gomitata, e c'è il cartellino giallo di questa prima gara d'andata. Rivediamo se le sono date, poi qui ha rischiato anche l'espulsione. Higuain, il Pipe va a metterla in mezzo a cercare Gorgeciuk, mette giù, riccia sulla stoppa, tacco elegante, Valzania, la palla verso destro, ancora il tocco in avanti per Richardson. Vazzania, poi Richardson fa la cagata. Musis, Fontanini, lancio per il Pipe, Camporese, anzi Capradossi, lo anticipa. Benasser, Velasco, giro palla, ancora Benassi, la palla per Richardson, che adesso può andare via, niente. Lo mettono lì, Gordey, non so come chiamarlo, Musis, lancio in avanti, Camporese la mette lì, Kozlov. La palla allungata per Velasco, subito che la gioca per destro, allarga bene per Benassi, Benassi che può andare, converge, ancora converge, punta e parte il tiro, la palla fuori. Mamma mia ragazzi, mamma mia. Siamo ancora con Pasinato che va a lanciare lungo. C'è Kozlov, la tiene lì, Capradossi la gioca ancora in direzione di Velasco, poi c'è Benasser, il tocco in avanti per Richardson, tiene la palla, Kozlov, Kozlov, pallone all'indietro, può salire Velasco, ancora Velasco duetta con Benassi, tocca largo per Vazzania, che gran numero Vazzania, arriva e le gomitate di Balkovic. Il lancio lungo è rimessa laterale per la regina. Primo tempo 2-0, direi che insomma siamo ben messi. Camporese, Capradossi, lancio lungo per destro, prova ad anticipare, la recupera coda e finisce questo primo tempo con la doppietta di destro e andiamo subito in campo. Il pallone su Glick. Palla per Fontanini, il lancio ancora di Fontanini, Capradossi anticipa tutti, Benassi, ancora Benasser, pallone a Velasco, può andare Velasco, c'è strada, c'è strada, l'argentino carica questo tiro, non capisco il perché scivolano, non... boh, Pasinato, Musis, il pallone adesso deve arrivare Benassi qua a chiudere, coda.
Attenzione al Genoa, c'ha sempre le mani per far male Chavez. Mamma mia, grande Camporese. Bravissimo. Kozlov. Sbaglia tutto. Non recuperiamo il pallone. Ancora il lancio da questa parte. Kadusic non ci arriva. Balukevic. Gran numero qui. Ancora il Genoa che va a insistere. Grande Benassi che è partita ora. Palla lunga, c'è destro, destro, pallone per Richardson, il controllo, vedete che proprio ha un controllo di merda questo giocatore qui, niente da fare, non riesce a tenere un pallone. Capradossi, Gordiuk, bravo Capradossi, ma commette fallo. Higuain, la palla Balokevic, Balkovic, scusate, pallone in mezzo, doppia finta, doppio passo, viene attaccato ancora, lo fa suo, entra in aria, la palla Benasseri, Higuain, la parata ancora di Rosati, poi Velasco che va a controllare Chavez, lo attacca e non lo molla, e poi c'è calcio di punizione, fallo di Velasco, Balkovic. Benasser pronto a buttarla via, entra in aria il Genoa, attenzione, mamma mia, quasi un'autorete, Rosati può controllare il pallone per Camporese, lo va a girare per Kozlov, lo vede Velasco e se la fa dare, Kozlov ancora che avanza, mette lì questo pallone per Richardson, ma è fuori gioco, fuori gioco del brasiliano, cambio nel Genoa, entra Chetti, esce Balkovic, non so perché hanno distrutto quella squadra che avevo lasciato io. Mamma mia, c'era Zaniolo, c'era. Ah! Glick va a rilanciare lungo, il colpo di testa, il pallone che rimane lì, ancora. Attenzione, la palla in mezzo. Madonna! Rosati va a rilanciarla per Kadusic. Il pallone per Capradossi, elude il pressing di Coda che è proprio qua, anzi palla Velasco, gioca bene il Genoa, gioca bene e dagliela, gioca bene la regina Velasco, Velasco si può girare, viene anticipato ancora Capradossi di testa, la butta via Richardson, tocco all'indietro, palla in avanti a Benasser, pallone Velasco subito velocissimo di prima Richardson che si può niente da fare, non riesce a fare nulla questo giocatore. Gordiuk, Higuain, un po' di calcetti, Cecchetti da questa parte, attenzione a Gordiuk, la mette in mezzo, buah! Vicino al 2-1 il Genoa, mamma mia, l'ho vista dentro. Altro cambio nelle file del Grifone, vediamo. Sì, entra Giovanni, esce Gordiuk, allora andremo a cambiare anche noi. Togliamo Benassi che non ne ha più, mettiamo Obi e mettiamo Benasser. Ci andiamo a mettere, chi metti? Mettiamo Camporese al posto di Benasser e centrale difensivo facciamo giocare Sovalish. Così sono i cambi decisi. Vedete perché mi serve Camporese? Perché è un jolly, può giocare dappertutto. Si riparte, cambi effettuati, ci saranno almeno 3 minuti di recupero, credo. Kozlov va a allargare questo pallone bellissimo per Kadusic che anticipa Obi. Ah! Sbaglia tutto. Ancora Giovanni, attenzione al Pipe, Higuain, coda, coda! E c'è il gol del Genoa, che errore qua la difesa, pecchiamo sempre di sti cazzo di errori e le paghiamo come giusto che sia, entra Luongo, esce Musis, molto sudamericano questo Genoa, Camporese, la palla girata male da Camporese, attenzione perché il Genoa qua può andarla a pareggiare, ancora il tocco dall'altra parte per Joani. Entra Coda, bravissimo qui, non c'è fallo, Camporese, ancora il pallone lungo, Richardson prova questo lancio per Vazzania, esce il portiere del Genoa,
e la mette in rimessa laterale. Kadusic, Obi, bravissimo a cambiare gioco, attenzione Kozlov, si fa anticipare. Savalic, ancora Kozlov, controlla, riesce a darla a Velasco l'argentino. Il pallone a destro, adesso Kozlov che sale, molto lento questo giocatore, il pallone ancora a Kozlov, Kozlov, l'alza, Richarlison non ci arriva, chiude il Genoa e si ricomincia, attenzione ai minuti finali di PES, il pallone in avanti a Chavez, grande Savolic qui, palla girata bene, abbiamo Capradossi, la va a girare con un po' di difficoltà, Kadusic, Obi Kadusic. Largo qui c'è Valzania, con un po' di fortuna su Obi. Pallone a Velasco, subito il passaggio, bellissimo d'esterno. Valzania, c'è Richarlison, guardate che controllo di merda che ha tutte le volte, ma poi è scarso, cioè, mamma mia. Klang, Pasinato, 87esima, Marassi sarà una battaglia. Lancio lungo, palla deviata, Velasco non ce n'ha più, c'è fallo. Calcio di punizione per la regina. Andiamo a battere qui Valzania, che partita che ha giocato Savalic, Capradossi, il tocco verso Obi, la mette lì per Richarlison, la palla verso Velasco, carica la bomba, deviata, ancora un muro, ancora un muro. 3 minuti ve l'ho detto di recupero. Non ci sono stati grandi interventi arbitrali, meno male. Lancio lungo, palla girata qui, ancora Velasco, Velasco, bella la palla per lì, ma non corre, c'ha 82 di velocità ma non corre, questo non ne ha voglia. Camporese, Camporese, gira stavolta la palla in mezzo per Lazzania. E si chiude qua, l'andata del terzo turno di Coppa Italia si chiude col 2-1, ma purtroppo c'è ancora il gol doppio perché non hanno potuto i ragazzi di Pestin Forum. Non hanno potuto andare a toccare questa regola. Brescia Udinese pareggiano, vince la Regina, vince il Bologna, vince l'Inter, il Napoli vince 2-0 sulla Fiorentina, la Lazio vince Cremona, il Verona batte il Benevento, la Juve fatica a Lecce e andiamo avanti, ragazzi, ci salutiamo e ci troviamo per chiaramente la gara di ritorno bisogna giocarla e niente. Ci ritroviamo, ok, mercato non vi dico nulla, quello che arriverà arriverà, vediamo qui cosa ci dicono, forse lo scambio l'hanno accettato, andiamo a vedere, ingaggio capitolo 1, Pedro Mario, vedo che riusciremo a ingaggiare la posizione di... Ok, hanno accettato molto probabilmente lo scambio con Richarlison, andiamo a vederlo, tanto qua dicono sempre le stesse cose, ma anche su FC. Turnover capitolo 2, attenzione. La scorsa giornata avete messo in cantiere una vittoria anche se a ranghi ridotti. Quanto ha contato? Abbiamo vinto col gioco di squadra. Oggi abbiamo vinto con un gioco di squadra ai massimi livelli. Non è la vittoria di un singolo, ma di tutta la squadra. Non bisogna fare preferenze, perché poi si crea malumore, è un casino. Ragazzi, ve lo faccio vedere insieme a voi, vediamo. Eccolo qua. Il rappresentante che tornerà a proporre le sue condizioni ci chiedono di incrementare l'ingaggio annuale. Vabbè, dai, possiamo anche farlo. Guardate che attaccante, cioè voglio dire, tanta roba, eh. È un opportunista, quindi Pedro Marques e noi accettiamo i termini e Richarlison dovrebbe andare a Nijmegen, squadra olandese. Bene, accettiamo e arriverà Pedro Marques. Molto bene. Ok ragazzi, io vi do l'appuntamento a domani per il ritorno ai Benassi, si è fatto male, merda. Camporese, anche lui, ma minchia, cazzo, porca troia, tutti e due si sono fatti male, la prima volta due giocatori, eh. Va bene, vedremo con chi andare a rattoppare, c'è Lombardi, insomma ne abbiamo, anche Garcia può giocare a centrocampo. Ciao a tutti, alla prossima. E grazie come sempre.